Al mio segnale, scatenate le recensioni! Le quasi! Ciao a tutti, oggi siamo qua il mio amico Max. Ciao ciao! Con questo nuovo, sì, wow. Uscito da poco, modello di Fans Toys, sarebbe Scourge, che qua si chiama Inquisitor. Perché non avendo la licenza... Esatto. La però prima facciamo gli auguri a Max, che compie alla sua veneranda età. Ha compiuto gli anni pochi giorni fa, tanti anni. Troppi anni. Troppissimi. E niente, quindi facciamo gli auguri. E quindi... Grazie. Gli regalo questo, questo glielo regalo. Questo è il mio regalo per te. Sei contento? Però a memoria mia è il primo Transformer che facciamo, no? Insieme? Non abbiamo fatto un Transformer. Cosa abbiamo fatto? Non mi ricordo. Ma a me sembra di no, No, guarda, ma è un po' che non faccio Transformer, perché poi trasformazione. Passano secondo piano. Ma che secondo me non ne abbiamo mai fatti insieme. Vabbè, questo allora lo facciamo per il tuo compleanno. Dopo quanti? 2-3 anni? Cos'è? Insomma, Vabbè, dai, questo è allora il primo, dai. Il primo. Partiamo con Scourge. Vabbè, bello il disegno della. La grafica è sempre curata da. Da Johannes. Dovrebbe. Lui è bravissimo, lui è bravissimo. Molto bravo a fare le artwork, si chiama, giusto? Credo di sì. Qua vediamo niente, beh, Fantoys. Fantoys ha sempre scatole dietro. Molto belle. Molto belle. Vedere un po' il personaggio. Tutti e tre, perché poi c'è il trio. Sì. Non spoileriamo, non spoileriamo. E poi fa vedere anche qua. Questo qua dovrebbe essere tutto lo squadrone, no, suo, perché come dicevamo prima, nel film dei Transformer, quando vengono riconvertiti i Decepticon danneggiati, oltre a creare lui, vengono create tutta una serie di sue copie, che sono, diciamo, di rango un po' inferiore, gerarchie, e sono il plotone che comanda lui, no? Notavo che tu mi leggi il personale. L'ho aperto, sì, sai. Non è resistito. Ho anche mandato la foto, dai, quindi. Allora, piavole, apri lo te. Allora, ho già tolto anche lo scotch lì, quindi. Secondo me. L'ho fatto per te. Allora, vediamo le istruzioni. Potrebbe essere girato. Non lo so, di verifica, ma. No, non lo so, che credo. Sì. Aspetta, io ti inquadro, dai, così tu. Smannelli. Allora, abbiamo la card. Stories. Dopo la facciamo vedere. Dopo facciamo vedere tutto, dai. Io tanto le istruzioni sono belle toste, questo mi preoccupa un po'. Beh, vabbè, dopo lo trasformerai con calma. Devo dire che c'è da fare. Vediamo. Io come dico sempre, per i Transformer non guardo mai le istruzioni, guardo i video. Perché sì, consiglio è impossibile. Di video. La card è molto carina. Tutte colorate, beh, non sto qua a far vedere. Sono tutte colorate. La carta, se vuoi farla vedere, è molto carina. Scendi un po'. Card carina. Molto carina, gira, ci sono anche tutti. Adesso non mi ricordo. I dettagli. Però beh, c'è molto una, alti. C'è una scaletta, cioè. Sì, molto punteggio forte, altissimo. Beh. C'è intelligenza, resistenza, forza e coraggio, un po' di tutto. No, ma lui non è un personaggio poi così secondario, se ti ricordi. Beh, io mi ricordo poco, mi ricordo che era un. In una puntata lui si installa la matrice, quella degli Autobots, e arriva quasi a sconfiggere anche Galvatron. È un personaggio ambizioso. Ma l'hai saccagnata la polistirolo, hai visto? Ma in realtà secondo me è già arrivata così. Sì. Allora lo estraiamo, quindi qua lo vediamo. Io avrei preferito fosse arrivato trasformato, ma non arrivano mai. Non arrivano mai trasformati, lo sai. Perché lo trasformavamo in mezzo. No, non arrivano mai trasformati questi. Avevo visto che c'è un pezzettino che è rimasto dentro là. Allora io su questo... È rimasto un pezzettino. Allora questo qua non era lì dentro. Beh, un pezzo si sarà staccato, dopo andiamo a vedere. Questo qua non era dentro il polistirolo. No? Era dentro, cioè fuori dalla scatola, questa qua, dentro l'imballo. Allora, io ho ipotizzato che in realtà questa fosse la spedizione per qualcun altro. E magari questa era una parte di... Ah, sostitutivo. Di un altro modello, non lo so, perché non l'ho trovato. Vabbè. Questo sarà una parte probabilmente dietro. E attenzione! Allora, primo impatto è molto... Allora... Questo? Chi è? Secondo me viene dalla serie, come si chiamavano quelli, gli Headmaster, quella roba lì. Perché sai che si trasformavano o in teste o nelle pistole. Sì, questo forse si trasforma in pistola. Secondo me diventa la sua pistola. Questo diventa pistola. Sì, secondo me viene da lì.
E qua forse il supporto per quando è trasformato. Per quando è in astronave, sicuramente. E ho, allora, quando e qua c'è il suo fucile. La trasformazione qua è un po' scancagnata. È scancagnosa. Sì, è un po'. Vabbè che ti inquadro. Staccato. Quindi non è trasformato bene. No, da sistemare. L'hanno buttato nella scatola, secondo me. Da sistemare. Però allora, questo pezzo da dove viene, Max? Tu che sei. Dopo lo cerchiamo, sì, dai, dopo lo cerchiamo. Probabilmente. Ma lo cercheremo. Ma vabbè, dopo quando facciamo pausa lo cerchiamo. Io questa trasformazione qua la vedo un po' difficoltosa, però. Allora, io l'unica cosa che so, quello che dovevo trasformare. Adesso lo trasformi. Ma l'unica cosa che so è che il modello trasformato è molto bello. Allora, è bello anche lui così, perché la colorazione. Beh, bella. Tra l'altro ti ricordi che questi avevano quell'effetto, tipo sembravano quasi le unghie colorate. Sì. Era molto bello. Mi piaceva. Abbastanza bello. Boh, niente, abbiamo fatto un pezzo. Tutti qua, poi magari lo girelliamo un attimo. Dobbiamo andare a far vedere. Oh. Questa è la pistola. Si può aprire qua. Aspetta, che sì, si è inquadrato. Ho visto anche delle faccine qua sostitutive. Delle facce sostitutive, ce ne sono quattro. Beh, quindi si potranno cambiare. Beh, la barba. E allora. Magari potremmo. Dimmi. Incastrare probabilmente. Beh, lì secondo me è uscito. Lì è uscito sicuramente. Due parti, non era mai entrato. Probabilmente non l'hanno mai fissato. Quindi va aperto sicuro. Esatto, ecco. Ho fatto passare qua dentro, vedi questo pezzo qua dentro per fissarlo. E dopo lo vediamo. Vorrei dopo lo mettiamo. Più che altro questo pezzo qua dove si. Bah, dopo lo cerchiamo, Max, tranquillo. Sembra un'aletta probabilmente, eh? Sembra quasi un'aletta. Bah, vabbè, dopo lo cerchiamo, dai. Vabbè, facciamo vedere anche un po' dietro. Sì. Beh, design bellino, dai. Sì, c'ha il solito backpack gigantesco. Andrebbe probabilmente anche incastrato come questo. Ma forse è sistemato un po' meglio, però. Ah, modellone, comunque quanto è alto questo qua? Secondo me dobbiamo sistemare le gambe, non starà mai i piedi. Aspetta. Ma lo sistemiamo dopo quando lo trasformiamo. Quando dici che. Allora te lo reggo io. È stato quasi 9 cm, non è neanche piccolo. Questo ha la testa 24,5. Insomma, non è piccolo, eh? No. Non è piccolino, è bello grande. Io direi adesso di fare pausa per trasformarlo, perché trasformarlo no, facciamo in una cosa è, magari è follia. Facciamo pausa e poi magari lo mettiamo un po' decente e lo girelliamo. Vabbè, dai, perché dopo non so se lo riusciremo a ritrasformare in robot nuovo. Chissà cosa uscirà, una lavatrice. Esatto, anzi sarebbe meglio far vedere prima, metterlo bene in robot, visto che adesso dai, è così. Mettiamolo bene in robot. Perché dopo quando lo trasformiamo Gli può succedere in astronave tutto. E poi lo ritrasformi in robot, non è detto che sono uguale. Che tutti si, esatto. Quindi, va bene. A volte, ma ci proveremo, ci proveremo. Dai, vabbè, tanto tra poco. Ola, eccoci qua. Ma, diciamo che è stata un po' dura come trasformazione. No, non è stata durissima. Beh, dai, ti ho visto un po' di difficoltà su certi parti, no? Beh, allora, devo dire che ci sono alcuni passaggi un po' difficili, ma si fa, dai. Si fa, però sono. Niente di tipo roba che ti rimane in mano. Sì, ecco. No, per fortuna sì. No. Il problema è che, come dicevo, i Transformers non è. A me non diverte più trasformare perché sono veramente complicati. È più diventato un incubo. È un lavoro, cioè devi guardare. Se non vedi i video, non ce la fai, secondo me. E infatti, io di solito preferisco i Flame Toys perché non sono trasformabili. Ecco, quindi. Ma veramente, a volte uno dice, vabbè. Però è bello, trasformato no, bellissimo. È bello, mi sembra molto sia spray, come. Sì. Un overcraft, no? Come. No, la trasformazione è fatta veramente bene, devo dire. No, è bello, dai, facciamo vedere. Faccio vedere anche sotto. Puoi farla vedere sotto adesso. Sotto, però, ovviamente. A parte che, vabbè, certo. Però, come davanti, dietro, laterale, è tutto chiuso. È tutto chiuso bene. È chiuso bene, sì. E noi non è che siamo poi così bravi. No. Adesso. Fai vedere. È grande, cioè, come, dietro si vede che non c'è si vede neanche tanto, però, se tu guardi, no? No. Non si vede l'uomo umano, non si vede testa, non si vede. No. Tu lo sai che è un robot, che è lui, però. Se uno dovesse guardare, cioè, senza sapere che c'è un robot, certo, non è che subito dice. Però insomma, diciamo, nella scala da una scala da 1 a 10 di difficoltà, probabilmente questa è 6. Sì, per me 6. Difficili, sì. Poi per quelli bravi probabilmente. Però fatto bene. Poi è bello come risultano, no? I ragazzi dietro. Stupendo. Cioè,
E io lo peserei adesso perché secondo me... Bello che viene nascosta praticamente la testa, sì sì, la testa è praticamente sarebbe qua sotto e viene completamente nascosta. Sì, ed è un bel effetto. È vero, sì. È vero, bello, un bel modellone questo qua, mi è piaciuto. Bello, si chiude anche abbastanza bene perché ho avuto problemi a volte con il fatto che non si chiudeva, che non si... No, no, questo si chiude questo tutto bene. C'è qualche passaggino un po', però... Con le istruzioni per me è impossibile, con i video si fa. Noi ci ispiriamo al buon Emgo. Sei stato abbastanza bravo. Ci vuole del tempo, però sei stato abbastanza bravo. C'è San Emgo da Mexico City, non so da dove è, però meno male che c'è lui. Che c'è... Tu invece adesso volevi switcharti trasformando questo in diretta. Non è tanto difficile, dai. Io questo... ti inquadrerò adesso. Questo qua sarebbe le... come si chiama? Target Master. Il target, suo target che master. Dopo vi faremo vedere che è un po' inutile come trasformazione. Cioè... Allora, la cosa che ci ha deluso, perché fino adesso è tutto bello. Si fa così. Poi dopo parliamo delle cose che ci hanno deluso. Allora, in teoria dovrebbe essere così. Io faccio vedere quello che ho visto, sì. Vediamo se riesco a fare dei danni. Allora, fa così, sì. Perché si portano sulle spalle, poi sì. Si piegano perché deve rimanere su la parte esatto. Di qua. Esatto. Dovrebbe anche un pochino incastrarsi il pernino sul fianco. Sì, diciamo, sì, 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 sì. Io ti sto inquadrando, quindi... Poi estrae dal piede. Questo qua, sto gancino. Sì. E si ruota in modo da che venga fuori così. Faccia questo. Poi allora, questa è la parte un po' più fastidiosa perché questo qua si dovrebbe sganciare. Allora, per evitare che si rompa si sgancia solo questa parte qua del bacino, vedi? Non tutto quanto, ma solo questo. E si porta su, hai visto? Sì, sì, però già da qua mi piace poco. Sì, ma rimane così, non è una... è un po' una cagata. Da qua mi piace poco. Vediamo se si è messo storto. Ok. Non rimane... alla fine è tutta qua, eh. Questa sarebbe la... Che dovrebbe essere la sua pistolina, no? La pistola dell'astronave. Sì, sì. Solo sull'astronave. Credo. Allora, cos'è che abbiamo visto come si combina con l'astronave? E qua ci sono le note un po' dolenti, no? Sì, perché allora... Questo serve il fucile e serve il suo target facciamo master. Facciamo vedere, esatto. Facciamo vedere. Allora... E questo. Ti ricordi questo sì, va agganciato? Sì. Allora, eh? Il fucile si aggancia. Allora, si piega. Io prima metterei questo. Io metterei questo. Prima. È uguale. Perché va incastrato questo. Deve incastrato allora, questo... Vanno i due perni dentro, esatto. I due reattori, diciamo, e va incastrato qua. Vediamo che non ha utilità questo poi alla fine, zero. Perché a meno che non ci sia un display stand che noi abbiamo perso, che non c'era. In confezione, cioè io... No, ma non lo fanno vedere proprio, non c'è anche nel video, non lo mostrano. Non c'è proprio. Non me l'hanno dato. A meno che non sia una cosa che verrà fuori a parte. Io non poi ce andrebbe, l'ho. Questo andrebbe incastrato qua. Esatto. E devi chiudere braccia. Le braccia, no, si chiude più. E questo davanti. Questo va qua e questo... Davanti. No, va incastrato in quel davanti buco lì. Esatto, così. Boh. Ok, bello da vedere, magari. Sì, sì, così. No, così. Bello da... Guarda che ti inquadro. Bello da vedere, ve lo faccio vedere così. Devi andare un pochettino indietro, sennò sì. Ok, giralo tu. Non perché... è neanche bello, perché secondo me non è neanche tanto bello. Vedere. Sì, però la boiata è che non sta in piedi. No. Quindi qui c'è un problema, Houston sì, abbiamo un problema. Dovevano fornire una basetta o qualcosa, perché o lo lasci così in rampa di là. No, è terribile. Però se ci pensi, altri modelli tipo Astro Train, anche Galvatron, avevano il loro display stand. Non vorrei che questo si potesse utilizzare lo display stand degli altri due. Può essere, però insomma questo te lo puoi comprare anche da solo in teoria, no? Quindi sì. Poi aveva si potrebbe anche mettere al contrario volendo, perché spara uno, allora, uno davanti e uno spara dietro. Che la sua pistolina si agganciasse quando lui era in alt mode mi sembra che fosse così anche nel cartone. E si può agganciare anche in questa parte, in parte qua, diciamo qua dietro, che spara tipo che dall'indietro, però dietro è qua brutto tanto, brutto tanto, ma in tutti i due modi sì, è brutto tanto. Forse lui, ecco, con questa qua è veramente brutto. Questa qua sarebbe un pochino carina, magari, perché sì. Anche come colorazione non dà fastidio, cioè non è un accrocchio come questa.
questo ha anche un suo perché, sì. Solo che ci vorrebbe la basetta. Ci vuole una basetta, qualcosa. Ci vuole una basetta, altrimenti non ha veramente senso. Questo l'ho trasformato questo, io. Questo l'ho trasformato io. È stato molto quindi, bravo. Per la prima volta, sì. Esatto. Ascolta, gli diamo solo una pesata, il poi mio dopo... infatti non lo trasformerò. No, ti sconsiglio di... Non lo trasformerò, arriverà robot, lui sistemerà e lì e così rimarrà. Allora, mentre tu prendi la bilancia, io lo rimetto qua, che lo facciamo vedere un po'. Perché in astronave è bello, no. In astronave è bello, astronave è bello. È pulita. Allora, secondo te quanto pesa questo? Lo ritrasformiamo in... Dopo lo ritrasformiamo in robot. 500. 500, io dico 550. Dai. Che sfida, Qui è sfida. Vediamo in diretta. Vado. Vai. Tom. 625. Stracciatissimo stavolta, ti ho stracciato. Sì, non è che ti sei avvicinato. No, perché pensavo che fosse di più, ma ho detto facciamo tattica stavolta. Va bene, ascolta, pausa e torniamo. Sì, intanto lo ritrasformo in diretta così far vedere la bella. Ma allora un pochettino più giù. Ah, ok. Ritrasformo per far vedere. Aspetta, tolgo questo, se no non c'è il focus. Allora, questo si torna qua, si tira su. Sì. Questo qua si tira su. Va dentro qua. Si richiude il bacino. E poi lui vedi che scappa. C'è anche la possibilità di aprire, però non ho idea cosa serve questa cosa qua. Perché nella trasformazione non lo serve. Sì, ma poi si, non si è fatto bene. Si tira giù, si incastra con la spalla e si tira giù. E non è andato neanche una pistolina questo. Lui non c'ha la pistolina, c'ha niente proprio. Ok. Ma lui è un target master. Niente. Mettiamo qua, ci rivediamo tra poco che lo ritrasformiamo a robot. Che... Esatto, questo pezzo per me è una delusione, ribadisco. Sì. Per me è veramente una delusione, potevamo pensarlo molto meglio. Perché comunque è bello come mezzo. È bellissimo. Come trasformazione. Quindi almeno anche se non è... avessero messo una basettina piccola, un supportino piccolo. Vedi che questo è un treppiedi, un piccolo per terra. Insomma. Va bene, dai, pausa e a tra poco. Pausa, okay? Ciao. Ora, prima abbiamo fatto la trasformazione in astronave, esatto. Siamo riusciti. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso passiamo a vederlo a robot ancora, però stavolta incastrato bene quei pezzi dietro, le gambe. Vediamo la posa classica, la solita, a volte un pose di Max. Questa passa in convento, quindi... Proprio chiamarla la power pose. Esatto, la potremmo chiamare così. Se io vado a prendere tutti i modelli che mi hai posato, li mettiamo sono in fila. Tutti uguali. Tutti con questa posa qua. No, comunque adesso vorremmo richiamare quello che si vedeva nella scatola a un certo punto, dove era insieme agli altri due cattivoni. No? Prima, vuoi che faccio vedere prima questo? Fai vedere quello. Che non abbiamo fatto vedere neanche allora, questo abbiamo detto sono i Target Master. Si chiama Target Master, okay. Perché prima erroneamente abbiamo detto Master. Esatto. Mi sa che c'era anche, non mi ricordo più, su Cyclonus e Gavard ce l'aveva di piccolini? I Target Master anche loro, non mi ricordo. No, mi ricordo di averlo avuto su uno. No, allora, lui sì, Cyclonius non credo. No, non me lo ricordo. Non mi ricordo. Galvatron no, Galvatron no. Allora, secondo me su Cyclonus, che io non ho il Fast Toys, ma ho il DX9, mi sembra. C'era un piccolo. C'era? Mi sembra di sì. Allora, però magari ce l'aveva. Io non mi ricordo lui. Mi sembra di sì, non vorrei dire boiato. Perché è la mossa che fanno loro per contrastare gli Autobot che avevano fatto. Anzi, no, gli Autobot fanno gli Headmaster per contrastare i Decepticon, da quello che mi ricordavo io. Cioè, una delle due. Io non mi ricordo, guarda. Sì, mi ricordo che era una doppia o tripla puntata quella lì. Ed è anche la puntata dove c'è la nascita di Fortress Maximus, da quello che mi ricordo io. Max è concentratissimo. Sì, perché sto. Allora, vedi che ti inquadro. Quanto un po' con le gambe, magari le mettiamo meno. Se riesci a farlo stare dritto, però perché. La posa che fa da te. Sì, perfetto. Centratissimo, però. Bellissimo, veramente bello, secondo me, un bel modello. Allora, facciamo anche dei primi piani. La colorazione, allora, e le mani anche sono molto belle. Sì, sulla colorazione c'è poco da dire, secondo me. Sempre Fast Toys, comunque. Allora, non abbiamo detto però prima da dove nasce lui, no? Spiegalo, che te da lo dove spieghi nasce meglio. Lui. Allora, io ho premesso, non ho letto i fumetti di Transformer, quindi, però ho visto il film dei Transformer
E nei film dei Transformer, quando i Decepticon vengono sconfitti dagli Autobots e si ritirano, a un certo punto salgono tutti su Astro Train, che gli dice: oh, ragazzi, c'è troppo peso qui, bisogna che ci sbarazziamo di qualcuno. E Starscream, la prima cosa che fa, butta fuori Megatron. Quello me lo ricordo. Che era stato scartonato da Optimus Prime, e più tutti quelli danneggiati. Quindi c'erano i Seeker, c'erano gli Insecticons e anche degli altri. Questi vagano nello spazio finché incontrano Unicron. Loro sono praticamente moribondi e Unicron alla fine fa giurare a Megatron fedeltà e trovano questo accordo, li riconverte e quindi Megatron diventa Galvatron. Poi abbiamo appurato che Cyclonius, c'è una doppia versione per cui può essere, come si chiama, Skywarp? Cyclonius o Skywarp? Skywarp, no. Oppure Bombshell, l'Insecticon. Perché in realtà c'è, nella scena del film si vedono due Decepticon riconvertiti entrambi in due figure che sembrano Cyclonius. Quindi non è chiara questa cosa qua. Mentre invece lui viene riconvertito dai resti di Thundercracker, sì. Quindi un Seeker anche lui. Sì, è un Seeker anche lui. Io invece ero convinto che mi ricordavo che fosse invece Cyclonus il misto da Skywarp e un Insectico insieme, pezzi insieme. Io me ne ricordavo due distinti. Ma io sicuramente mi sbaglio. Mi sbaglio io, ci passato tanto. Vabbè, tempo. Magari sbagliato tutti e due. Magari, poi. Esatto, non c'entra niente. Però mi sembra che fosse così. Quindi lui nasce da Thundercracker. Sì, lui sì. Che era quello blu, giusto, azzurro. Il Thundercracker è quello azzurro. Sì, quello viola, quello viola, diciamo, scuro, era Skywarp. Che era quello, esatto, nero-viola. Nero-viola. Perché sì. I Seeker erano tre in tutto, giusto? Tre. Thundercracker. C'era Starscream e quegli altri due. Thundercracker e Skywarp. Quegli altri invece che sono arrivati dopo. Iconhead. Ecco, quelli. Iconhead. Ma non erano più Seeker però loro. Erano Seeker anche loro. Ma la seconda generazione. Sì, però Iconhead, testa cono. Ed erano due. Tre. Tre anche lì? Sì, mi ricordo quello rosso, tre. Bordeaux. Ramjet. Allora i tre c'erano Ramjet, poi c'era... Qui stai dando sfoggio di sì, uno su tre. Comunque erano tre Iconhead, si chiamano Iconhead appunto perché c'era la testa a cono. Sì, me la ricordo che era la punta dell'aereo quando si trasformava. E sono stati fatti in MP da attaccare e sì. Devo dire che non erano molto belli. Non hanno avuto molto successo. Successo. E si spera che li rifacciano. Infatti io non li ho presi Takara perché non mi piacevano tanto. A parte che adesso hanno aggiunto anche prezzi alti. Io speravo che un fansoy se li rifacesse perché con una linea magari più pulita, perché erano molto, sai, avendo quelle ali, avevano tipo i primi Seeker, sì. Te li ricordi? Sì, più sì. Ancora con pezzi più ingombranti. Beh, allora adesso Fans Toys ne sta buttando fuori tantissimi perché ce ne sono in pre-order diversi. Però sembra quindi... che i Coned non siano nei loro piani. Per ora. Va bene, poi facciamo, lo mettiamo vicino. Sì, adesso lo togliamo, dai. Il peso non l'abbiamo fatto il peso. Ma vuoi pesarlo? Insieme, dai, sì. Ma sì, allegramente, dai. Allora, togli il cosino lì. Togli questo. Lo mettiamo qua. Mettilo lì. Allora, abbiamo questo. Poi facciamo vedere. Aspetta, io ti inquadro, sì, tu fai vedere fai tutto. Vedere, dai. Allora. È meglio che inquadro io, sai? Allora, andiamo in ordine inverso, perché lui era il numero 3, no? Sì, mettiamo quindi, il numero 2. Mettiamo il numero 2. Cyclonus, sempre della Fans Toys. Esatto. L'FT non mi ricordo. 23, può essere? Non mi ricordo. Controllo, ma mi sembra 23, non vorrei buttare. Vabbè, dopo facciamo vedere dopo. Guarda, FT, tu tanto di qualcosa di sensato. Ma allora è meglio che facciamo pausa. No. Allora abbiamo Cyclonus, che sarebbe sì il secondo per importanza, in teoria, perché sì. Poi ho uscito. E poi abbiamo, comunque dico, scusa, sì. Di questo hanno fatto due versioni, giusto? Cyclonus. Non è il 23. Sì, ma anche di Gal, adesso vedremo. Di questo, di Scourge bisogna vedere. Però di Cyclonus hanno fatto due versioni. Sì, esatto, questa è la seconda che è uscita, quella con la colorazione leggermente diversa. Ma non ne hanno fatto una anche stile samurai? È questa. Questa è quella samurai. Ha le spade. Ah, esatto. Ah, boh, perché l'altra non ce l'ha le spade? Credo di no. Ah, ecco, mi sembrava che c'era qualcosa che no. Io non ce l'ho l'altra, però... E è poi... il 29, non il 23, il 29. Poi abbiamo... E poi... Comunque, questo... si è messo mezz'ora a farlo. Adesso bella anche la linea di Cyclonus. È una bella colorazione. Allora, senza poi, toccare il cannone. Poi abbiamo, aspetta, quello che cade, il capo. Galvatron, capo. Io direi, allora, farei così. Lo metti al centro. Lo metti al centro, intanto. Per dare un minimo di...
E Galvatron, secondo me, è un bel... E anche di questo è stato fatto, questo come si chiama? Il Sovereign, era, si chiamava Sovereign. Sovereign lui, sì. E anche di questo sono state fatte due versioni da sì. Fan Story. C'è la Metallic, mi sembra. È una Recolor più, io ho quella lì, ho quella Metallic. Poi, no, sempre, sempre se non sbaglio, le hanno fatto anche le versioni bianche. Ah, no. Quelle per il mercato giapponese. Ma solo di Galvatron e di Astro Train. Esatto, sì. Galvatron e sì. Astro Train. Doppia hanno versione bianca. Hanno fatto la versione bianca per il Giappone, se non sbaglio. Tra l'altro a me sembra che non sia colorato. Mi ha sempre dato quella sensazione lì. Oh, mi no, sembrano plastiche non colorate, bianco, quindi... Boh, comunque sembra non mi quello piaceva lì, tanto. Sembra quell'effetto lì. Non mi piaceva tanto. Vabbè, facciamo fotina per fotina i nostri per... archivi, come al solito. Bello, un bel trio questo. No, qua. No, sono belli. Sono veramente di impatto per chi, belli, ama belli, belli. Per chi ama i Transformers. Allora, sai cosa avevo penso pensato? Che siano i avevo pensato quelli fatti meglio. Che forse qui ci stava bene anche un... Ce ne starebbero bene altri due dei cattivi. Uno è quello super mega iconico, era il braccio destro di Megatron. Da mettere qua? Sì. Ah, come si chiama? Soundwave. Che Soundwave, che l'hanno fatto la Fast Toys, esatto, e tu ce l'hai. Robot Paradise, qualcosa Robot del Paradise. Genere. Io ce l'ho, ci avevo pensato a portarlo. E poi, e naturalmente, come di no, solito, non l'hai portato. Ho detto, secondo me no, non ha senso. Perché, no. Allora, a questo punto ci voleva anche Shockwave. Shockwave, sai che non ce l'ho Shockwave? Ma io credo della, che non l'abbia della, fatto. No, l'ha fatto solo l'ha fatto? La Takara. Ecco. Non l'ha fatto la Fast Toys. Allora, e lì sarebbe un cerchio esatto. Molto più allargato. E Shockwave era uno che quelli che a me piacevano molto. Shockwave è beh, ricordiamo che viene lasciato da Megatron su Cybertron sì. Per gestire i suoi affari, no? Tutto. Quindi godeva di una certa fiducia. E, sì, e anche quando diventa Galvatron rimane fedele a lui. Sì, sì, lui è sempre sì, lui è il suo fedelissimo. Però il rapporto tra Galvatron e Soundwave non è lo stesso no, di Megatron sì. E Soundwave. Sì, sì. Poi tra l'altro Soundwave viene anche distrutto, ricostruito dopo, sì, quindi... Sì. Non lo so, forse non c'è. No, dai, allora diciamo che non c'è, hai fatto bene. Beh, non penso stavolta non per pigrizia, anche no, per no, pigrizia. Non pensiamo mai a quelle cose. Però diciamo che stavolta secondo me non c'entrava molto. Già, diciamo che già il trio così va bene. Dai. Questo è bello. E un'altra cosa che volevo dire a proposito di Fast Toys, che ho visto che hanno cambiato nome ancora. Perché i pre-order nuovi non sì. Si chiama più Fast Toys, ma si chiama Fantastic qualcosa. Quindi, ma questo è sempre per sviare Takara, esatto. Per riprendere delle licenze. Però il simbolo è lo stesso, solo per cambiare. Fast Toys credo che sia forse l'azienda migliore, no, di terze parti. Si fanno pagare, si fanno pagare più degli originali. Si fanno pagare, ma... però sono fatti molto meglio sì, di Takara. Si fanno pagare più di quelli con la licenza, però... Comunque, vai, giro anche un po', dai, visto che Gabot non l'abbiamo fatto vedere, lo giro un attimo. Bene, approfittiamo, facciamo guarda vedere. Che sono che non uccidere belli, tutti. Io ho lasciato ancora il bollino, ieri. Il bollino qualità. Io non li ho mai tolti i bollini. Ah, ma guarda che giralo, ci sarà anche lì, eh. Ah, vedi che c'è anche qui. Sì, allora ci sarà anche là. Bollini. Non lo sai che non l'ho visto di qua. E qui, guarda. No, su questo. Ah, e però oggi magari visto, ce l'ha, non lo so. No, Scourge è senza Scourge bollini. Scourge è privo di bollini. Viene dalla Giamaica. Hanno eliminato i bollini. Stiamo facendo vedere il di dietro, va bene. Sì, ci sta anche il dietro, eh. Comunque ma se uno vede un modello come bello. Ma tu prendere anche quelle versioni per mercato giapponese? No, no, mai. Sono tra l'altro arrivate anche scontatissime. Sì, sì. Sono no, partite con dei prezzi da UFO. Sai cos'è? I Transformers non è che li sto facendo tanti scontri. No, io pochissimi. I Combiner. Esatto. Tanti Combiner. Io il Combiner spero il Menasor, perché è quello che mi piace molto. Sempre di questi? Anche Superior, sto aspettando magari. L'ultimo. No, io Superior ce l'ho. No, però questi sono 5 anni che abbiamo il pre-order. Il problema è quello, io sto aspettando. Altrimenti, se non avessi 4 Stanticons della Fast Toys, io avrei già preso un altro Menasor. Perché lì manca solo il Bandit. Dead End. Il Bandit, credo sia il Bandit. Sì, Dead End che sarebbe. Sì. Avrei già preso un altro, perché ho visto che stanno i Menasor. Ma avendo i 4, poi come faccio? Aspetto. Prima o poi diciamo che secondo nel... me faranno pagare sai cos'è il problema? Che non, dicevo, tanto non sai se sarà una o due uscite se mai esatto uscirà, e quindi... non lo so come faranno perché se tu hai presente un po' il Menasor vedo che allarghiamo un po' qua hai presente un po' come è fatto il Menasor un po' sì le braccia
o per le gambe va anche bene, perché comunque la macchinina attaccata dietro. Ma non è detto, anche lì non è detto, perché dell'esoscheletro, perché a questo punto non sono più, non è più un platforming, ma sarà proprio un vero esoscheletro in cui montare i mezzi, perché non ci saltano fuori da quello ma che il problema che dicevo io è quello delle braccia, perché se tu guardi il Menasor, le braccia hanno la macchina che si stacca, ma poi vedi quanto e c'ha la giuntura, giusto? Cioè, hai capito cosa voglio dire? Sì. Lo snodo. Le macchine che abbiamo preso noi, due braccia, della Fast non sì. C'hanno, non si staccano, non capisco come se possono sono fare. Ancora lì che non sanno cosa fare, probabilmente ti daranno un cacciavite questi giorni da sganciarlo. Sì, ma guarda che secondo me finirà così, sarà da smontare. Da smontare. Tra l'altro, da quello che ho visto io, quelle poche foto che girano dei prototipi degli esoscheletri, le macchine del Menasor si possono mettere sia davanti che dietro. Sì, posso. Vabbè, quelli già è una bella cosa. Voleva avere la scelta di mettere davanti. In alcune puntate le vedevi davanti, in altre dietro. Sì. Però quello più classico sarebbe dietro le macchine. Dovrebbero essere dietro. Dietro. Però è più bello davanti, dai. Viste anche davanti. Davanti. Più bello. Vabbè, niente. Abbiamo fatto. Possiamo chiudere qui. Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Siamo riusciti. Cosa deve uscire ancora di Fast Toys? Tu hai detto che hai fatto tutti i pre-order No, ho fatto pre-order. Allora, Ratchet. Ho fatto Ratchet e non ho fatto Inferno. No, Inferno. È uscito quell'altro, come si chiama? Falcoli? No, aspetta. Sì, Inferno mi sembra. Inferno? No, allora. No, Ironhide, scusa. Iron. Allora, Ironhide non l'ho fatto perché c'ho il Takara. No, se c'ho un Takara non li faccio più. Però Ironhide sarebbe quello che in Italia era Falco, no? Sì, okay. Mi sembra Falco. Ironhide ce l'ho. Quindi non l'ho fatto. Ratchet mi manca e mi manca anche Inferno. E anche mi manca Grapple anche. Ecco, quello quindi, più. Esatto. Se mi rifanno quei tre lì, fanstoi li prendo. Tanto prendo Ratchet, se mi fa. Però quelli che c'ho già attaccare, anche Ultramagnus sembra molto bello, però c'ho il Takara, mi dispiace. Ecco, Ultramagnus l'ho preordinato. Quello mi è sembra bello, molto interessante. Però c'ho già il Takara. È molto interessante. Vabbè, tu c'hai il Takara, io non c'ho il Takara. Anche se il Takara avrebbe bisogno di una rimodernizzazione. Perché... Beh, diciamo un po' tutta l'azienda però, avrebbe bisogno di rimodernizzarsi. Adesso se hai visto il combiner, quello dei treni. È imbarazzante. È imbarazzante, onestamente. Vabbè. Singolarmente sono belli. No, devo dire, belli. Combinati, inguardabile. No. Inguardabile. Niente, salutiamo. Va bene, salutiamo. Salutiamo tutti, dai. Alla prossima. Ciao a tutti, ancora auguri a Max e alla prossima. Grazie. Ciao.